Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto speciale. Onestamente non so bene come trattare questo video, tanto che nel copione ho scritto video teoria, ma di fatto un video teoria non è. Quindi vi dico semplicemente quello che andremo a fare e poi vedrò in che playlist inserirlo. L'obiettivo di questo video è andare a parlare di Pokémon Spada e Scudo e di collegarlo per certi versi con due altri prodotti del mondo Pokémon che hanno recentemente catturato l'intera attenzione dei fan e che probabilmente lo faranno anche in futuro. Sto parlando, come avrete probabilmente intuito da titolo e copertina, dei due film Pokémon, uno appena uscito e l'altro in arrivo a luglio, che sono rispettivamente Detective Pikachu e Mewtwo Strikes Back Again Evolution. Come ho detto a più riprese sul canale, è molto interessante il fatto che The Pokémon Company stia spingendo molto la propria campagna marketing sui film Pokémon, sia su Detective Pikachu che sul remake del primo film. E credo che possa essere interessante parlare delle operazioni di marketing o in generale dei riferimenti che questi due nuovi prodotti potrebbero avere oppure hanno con Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Perché di cose strane ce ne sono. Quindi non ci perdiamo in ulteriori indugi e direi di iniziare subito con il video. Comincio con una premessa, cioè col chiarire una cosa che già in passato mi è stata contestata più volte. È vero ragazzi, i film Pokémon non sono mai entrati in contatto con i giochi in sé, ma ciò non vuol dire che questo non possa accadere, perché pensateci un attimo. Avete mai assistito a una campagna marketing così massiccia, non tanto per Detective Pikachu che ci sta, ma per un remake di un film, per Mewtwo Strikes Back Again Evolution? Tutta questa attenzione è alquanto insolita e peraltro sta avvenendo in un modo molto particolare che però vedremo un po' più avanti. Lo vedremo più avanti perché ora voglio procedere con ordine e partire da Detective Pikachu. Come ho già detto sul mio canale, sia in community che in un baretto, ma in maniera un po' più superficiale rispetto ad oggi, il film è palesemente ambientato nel mondo videoludico Pokémon. E a suggerircelo non è tanto il film in sé, quanto un poster ufficiale pubblicato in cui è possibile vedere nelle insegne di vari negozi di Rhyme City degli oggetti che sono rappresentati in modo identico agli sprite che troviamo nella borsa una volta ottenuti questi oggetti nel videogioco. Una scelta che apparrebbe sicuramente strana e insensata se fosse ambientato come tutti i film Pokémon nel mondo dell'anime, ma che acquista invece un senso se si pone Detective Pikachu nel mondo dei videogiochi Pokémon e di fatto proviene da un videogioco, quindi quale sarebbe il problema? Ma c'è dell'altro ovviamente, perché se poniamo Detective Pikachu nel mondo videoludico Pokémon, ciò non ci basta. A questo punto ci serve sapere anche dove di specifico nel mondo Pokémon il film è ambientato. Ma è inutile che faccio il misterioso, perché immagino la stragrande maggioranza di voi abbia già capito dove voglio andare a parare con questo discorso. Se Detective Pikachu è collocato nel mondo videoludico Pokémon, la sua patria è necessariamente Galar. I riferimenti nel film sono tanti, troppi perché ciò sia una banale coincidenza. Rhyme City, ad esempio, che è la metropoli presente in Detective Pikachu, possiede una ruota panoramica, esattamente come la metropoli di Galar, nonché come Londra. E allo stesso tempo vediamo il personaggio del film raggiungere questa grandissima città in treno, esattamente come dalla mappa di Galar sembra accadere con la metropoli della regione. In seguito nel film, mentre una voce ci spiega la storia fra virgolette della regione in cui si svolge Detective Pikachu, una veduta aerea di una particolare isola nella quale si suppone si svolga effettivamente la trama del film, ci svela la geografia della regione, che è inequivocabilmente un rimando a Galar. Addirittura alcuni cartelli presenti a Rhyme City ricordano la Underground londinese, che è presente ovviamente a Londra, che è la città a cui si ispira anche la metropoli di Galar. E infine l'inequivocabile taxi con guida da destra, che è la prova schiacciante che ci troviamo in Inghilterra, che ci troviamo a Londra e che quindi, trasposto tutto nel mondo Pokémon, ci troviamo per certi versi a Galar. Ma mi voglio divertire perché ritengo che ci possa essere dell'altro. Prima di ascoltare questa parte di video però vi voglio avvisare che spoilererò il finale di Detective Pikachu, quindi vi metto il minutaggio a cui skippare per saltare tutta questa parte e procedere tranquillamente con il video senza incappare in spoiler. Se la mia teoria su Pokémon Spada e Pokémon Scudo che vi lascio nelle schede si rivelasse corretta, si svilupperebbe un altro nodo interessante che collegherebbe inesorabilmente Pokémon Spada e Scudo stessi con Detective Pikachu. Come ho già detto più volte sul mio canale, sia nella teoria che in altri video, ritengo che la città a nord di Galar possa essere collegata strettamente con il team malvagio della regione ed essere all'insaputa dei suoi cittadini il suo covo segreto. Ma questo non ricorda forse Detective Pikachu stesso? Rhyme City non è forse stata realizzata grazie alla tecnologia e all'innovazione? Non ha forse abbattuto le tradizioni come quella di portare i Pokémon nelle Pokéball?
e alla fine, nonostante le buone intenzioni, non si è forse trovata vittima di se stessa, così da diventare il covo segreto del malvagio di turno? Esattamente come ho teorizzato per Pokémon Spada e Scudo, la trama di Detective Pikachu presenta una componente di tradizione contro innovazione, una tradizione che viene soppiantata da un modo di vivere e di intendere un rapporto diverso tra uomini e Pokémon, che alla fine però porta ad una situazione di caos e al rischio concreto per l'umanità, almeno a Rime City, di scomparire del tutto. Quello che voglio dire è che se la mia teoria di Pokémon Spada e Scudo si rivelasse per certi versi corretta, il filone di trama che potremmo avere a Galar nei giochi Pokémon seguirebbe perlomeno le direttive di Detective Pikachu. Con ciò voglio forse dire che Spada e Scudo saranno Detective Pikachu? Ovviamente no, solo un pazzo lo penserebbe, ma questo aspetto lo spiegherò meglio a fine video. Abbiamo tirato in ballo però il cattivo di Detective Pikachu e questo ci permette di richiamarci al terzo elemento di cui ho parlato inizio video, ossia il remake del primo film Pokémon Mewtwo Strikes Back Again Evolution. Nel film Detective Pikachu scopriamo che Mewtwo è scappato da Kanto 20 anni fa e che è stato catturato proprio durante questa sua fuga. Ma se Mewtwo si trova in Detective Pikachu e Detective Pikachu è collocato a Galar, allora Mewtwo è a Galar. E tutto ciò darebbe un senso ad Armored Mewtwo, che non aveva senso proprio perché Mewtwo era lontanissimo da Galar. Ho più volte contestato le Armored Evolution proprio perché non avevano senso e perché Mewtwo proveniva letteralmente da un altro mondo. Ma a questo punto apparentemente tutto torna. Eppure abbiamo un piccolo nodo che ancora ci conviene sbrogliare. Come ho appena detto, apparentemente tutto ha un senso. Detective Pikachu porta Mewtwo a Galar, che ottiene la sua Armored Evolution secondo degli sviluppi di trama secondi, e ciò confermerebbe automaticamente anche il leak delle Armored Evolution. C'è però un problema, e si chiama Korogoro, che ha rivelato all'interno del suo magazine che Armored Mewtwo del film Mewtwo Strikes Back Again Evolution sarà presente solo ed esclusivamente nel film. E quindi che si fa? Ciò porta necessariamente Armored Mewtwo a non essere presente in Spada e Scudo e a delegittimare completamente il leaker. Ho cercato di sbrogliare la situazione, ma sembra veramente tutto inspiegabile. Com'è possibile che un leaker falso abbia azzeccato il nome del gioco, la regione del gioco e poi abbia accidentalmente leakato un Pokémon ribrandizzato da un film di 20 anni fa su cui è stata fatta addirittura una campagna marketing massiccia? È assurdo azzeccare qualcosa del genere, no? Bisognerebbe essere qualcuno di The Pokémon Company, bisognerebbe conoscere qualcosa per fare una supposizione del genere. Ed è proprio qui però che ho avuto un'intuizione. Il leak sembra avere una base di veridicità importante, ma poi curiosamente va a sponsorizzare erroneamente un prodotto su cui The Pokémon Company puntava per la prima volta in assoluto. Ora mi rendo conto che questo mio atteggiamento sa molto di complottista, ma credo che sia la soluzione più razionale che si possa trovare in questo momento. Il leak delle Armored Evolution non solo è falso, ma proviene da The Pokémon Company proprio con l'obiettivo di essere falso e di sponsorizzare un altro prodotto Pokémon con una strategia di marketing che prende il nome in gergo di leak marketing. E non è di certo una novità che una grande azienda crei dei leak appositamente per andare a sponsorizzare un prodotto, ma qui forse siamo a una frontiera ulteriore del leak marketing. Quello che voglio chiedermi è se è possibile che oggi siamo di fronte ad una delle più grandi attuazioni del leak marketing probabilmente della storia. Cioè mi chiedo se il leak delle Armored Evolution non sia stato creato da qualcuno all'interno di The Pokémon Company con l'obiettivo non di dire qualcosa riguardo a Spada e Scudo, ma di veicolare l'attenzione su un altro prodotto del brand. Che parliamoci chiaro, se non ci fosse stato l'interesse per Spada e Scudo e per le Armored Evolution, nessuno si sarebbe cagato. E così i tre prodotti di cui abbiamo parlato si rimandano tutti a vicenda. Detective Pikachu, con i suoi riferimenti a Galar e Mewtwo, e Spada e Scudo, con il suo presunto leak delle Armored Evolution, tengono insieme una baracca ben costruita e soprattutto ben sponsorizzata, creando un circolo di nuovo interesse, non dando importanza a Spada e Scudo, e infatti non abbiamo ricevuto trailer, ma dandola ai film Pokémon, un ambiente in cui The Pokémon Company ha deciso di puntare a tal punto da annunciare prematuramente i giochi Pokémon e poi da sfruttare il leak marketing per indirizzarci verso altri prodotti. Ed ora torniamo alla questione che avevo lasciato in sospeso. Pokémon Spada e Scudo sarà Detective Pikachu? Sicuramente no, sicuramente avrà una sua trama. Eppure credo che si possa prendere Detective Pikachu e utilizzarlo come linea guida per ipotizzare una trama su Spada e Scudo. E sinceramente non credo nemmeno che Detective Pikachu sia effettivamente ambientato a Galar, ma credo che si tratti semplicemente di un rimando. Un rimando e un richiamo che non serve ad altro se non ad aumentare le voci e a portarmi a fare questo video che indirettamente sponsorizza tre aspetti del brand in un colpo solo. Per concludere, credo che in Spada e Scudo vedremo delle chicche importanti riguardo a Detective Pikachu. Credo che vedremo dei riferimenti. Non che Detective Pikachu sia Spada e Scudo, né che all'interno di Spada e Scudo incontreremo Detective Pikachu. Richiami che non hanno altra funzione se non quella di marketing, se non quella di hypare
noi fan in un qualche modo. Detto ciò, io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale. Io vi invito come al solito a passare anche dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, io vi saluto e noi ci becchiamo in un prossimo video.